Il prossimo concorrente, vediamo un po' chi è. Dovrebbe essere già chi pronto. Chi sarà? Che è? Vediamo un po'. Non c'è, ma sì. Ma quanti sono? Ma sono più di uno. Saranno 10, 15, 20. Sono 30 elementi di una banda musicale. Bravissimi, bravissimi! Ecco qua, noi in questo momento invece ci troviamo nel pulmino che si trova dietro la banda schierata e sono qui con il propositore della prossima scommessa. La ringrazio per aver parcheggiato. Prego. Qui, adesso però scendiamo. Va bene. Ecco, a piano, Da quale parte scendiamo? Di là? Di là. Bene, apre lei? Sì. Ecco, piano, Non è che si richiude, no? No, lo lasciamo. Passi pure, sì. Vada. Grazie. Salutiamo i 30 elementi della banda di Falses, che viene dalla Valpusteria. Grazie. E salutiamo Gerard Kohlgruber. Buonasera. Eccolo qua. Buonasera. Piacere, buonasera. Signor. Buonasera. Fabrizio, Gerard. Giusto. Sì. Giusto. Giusto. E prima avevo detto Gerard. Sbagliato. Giusto. Tutte e due. Sì, vabbè, certo. Grazie, certo. Grazie per la cortesia. Lei non sbaglia. Allora, grazie per essere venuti. Prego. Diciamo subito che questa che state per vedere, anche questa dobbiamo dire straordinaria, sia che vada in porto sia che non vada in porto, sarà un'impresa di coppia, un'impresa di coppia nella quale la coppia è rappresentata da una parte dal signor Kohlgruber, dall'altra parte dall'intera banda di sì. Falses. Perché? Perché questi signori, aiutati e organizzati da Gerard, scommettono sì, di riuscire a entrare sì. ognuno con il proprio strumento sì. in quel pulmino che abbiamo sì. appena visto sì. omologato per 9 persone sì. non solo, ma scommettono di farlo in un minuto sì, sì, giusto, e che una volta dentro suonano sì. cioè, riusciranno anche a suonare sì. tutto questo nel minuto. Sì. Detto tutto bene? Sì. Benissimo, sì. Grazie Gera. Prego. Ecco, come vi è venuto in mente di proporre una scommessa del genere? No, il fatto era questo, che è stato scorso a Ferragosto, gli amici hanno suonato la banda di Falses per sì. gli ospiti e per la gente del posto. Sì. Ha piaciuto agli ospiti? Poi ci hanno invitato da bere, abbiamo sì. un po' bevuto, siamo diventati un po' tutti allegri, siamo sì. finiti in un garage e poi c'era una macchina e dentro nella macchina a suonare. Ah, ti è venuto in mente così, così di fare, di proporre sì. questa scommessa? Sì. Benissimo. Sì. Scusate un attimo, ho visto che c'è la gran cassa, scusate. Permesso, mi scusi, Scusate se faccio questa cosa un po' fuori dalla preparazione che si ha di solito. Signor Franz, si faccia vedere un attimo. Ma lei c'ha sta gran cassa, non poteva suonare l'armonica per fare questa scommessa, Perché? No, perché lui da solo piglia mezzo pulmino in pratica. Dico per la gran cassa, non per lei, per carità. No? Allora, ci vediamo dopo. Ecco, è stato simpaticissimo il nostro Franz. E allora, a questo punto, ci chiediamo, mentre indietreggiamo per prepararci alla scommessa, riusciranno i nostri 30 suonatori della banda, compreso il mazziere, sì, come si dice, sì. a entrare tutti dentro questo pulmino? Lo sapremo tra poco. Intanto sentiamo che cosa ne pensano i nostri ospiti scommettitori. Naturalmente anche noi ci chiediamo come andrà a finire questa scommessa, che sfida veramente la legge della impenetrabilità dei corpi. Come faranno a entrare in 30 in un pulmino così piccolo? Antonio Lubrano. Ma con tutti gli strumenti, mi sì, pare di aver capito. Sì, con tutti gli strumenti, ma infatti la cosa che è pazzesca, io mi domando, ma è sicuro che lì il maestro dei piatti non farà a pizza napoletana la faccia però di quello che si sono che tolti vicino. I capelli, hai visto? Si sono tolti i capelli, capelli e questo già è un buon indizio. Like eh? Comunque io ci sto, 3 milioni che ce la fanno.
Sì, 3 milioni sì. Per Antonio Lubrano. Ah, una partenza ottimista. 3 milioni sì. Addirittura senza dubbio, senza come dubbio. Fai a dire senza dubbio? Perché non è possibile che loro hanno inventato una cosa e non sono convinti di riuscire a farlo. Ah, voi parlano così, con tanta sicurezza che io... 3 milioni. Sul sì? Sì, sul sì. Allora, sì, certo. 3 milioni per Veronica Castro, che crede nella banda di Pulses. Very happy. Con la musica tutto è possibile. Sì, 3 milioni. Sì, 3 milioni. Sì, 3 milioni anche che suoneranno intonati poi quando sono dentro. Sì, sì. Assolutamente. E saranno pure intonati, dice Mary Abraham. Questo veramente lo voglio proprio sentire. Sono i berretti tradizionali della Valpusteria che formano quasi un giardino in cima a questo pulmino nel quale la banda dovrà entrare. Li hanno dovuti mettere lì sopra perché tra poco in questo pulmino ci sarà spazio solamente per loro e per i loro strumenti. Vedete che Gerard è già pronto, i suonatori si sono disposti su tre file, pronti a partire per la scommessa. E allora, potete cominciare, no? Siete pronti? Bene. Allora, preparatevi. Grazie maestro Mazza. Bloccate per cortesia l'accesso a tutti i vigili urbani della zona, perché tra pochi istanti potremo prenderci una sonora multa, in quanto loro cercheranno di stare in 30 dentro un pulmino che dovrebbe contenere solo 9 persone. E lei sorride pure. Bravissimo, ottimo Franz. Allora, vi diciamo in bocca al lupo, un minuto per entrare tutti nel pulmino e suonare. E lui continua a sorridere, quindi lei è ottimista di natura. In bocca al lupo Franz, in bocca al lupo signori della banda di Pulses, in bocca al lupo Gerard. Meno 3, meno 2, meno 1, via con la scommessa. Ecco qua, sono partiti in tromba, come si suol dire, entra i clarinetti, le trombe, i tricorni, adesso i clarinetti. Come faranno a farsi starci tutti? Hanno una media di 74 kg a testa. Alla fine il pulmino resisterà a 2220 kg. Ecco una gamba sistemata. Gerard chiude e adesso devono suonare. Suonando la marcia, guardate, tutti suonano, tutti, formidabili, è una prova al limite della resistenza fisica, stanno suonando con i finestrini chiusi e consumano la poca aria che c'è a disposizione, perché c'è aria per 9 persone e ce ne sono 30 dentro. Gerard dov'è? Gerard, eccolo qua. Senta Gerard, ma sì. Chi li ferma adesso allora? Ah, li fermo? Non lo so, va bene. Provi. Sì. Aspetta. Troppo. Non si fermano più. Non sentono niente. Ah, non sentono. Sì. Adesso. Grazie maestri, okay. Grazie. C'è adesso pausa, la scommessa sarà a farli scendere. Sì. Bravi, bravissimi. Due. Piano, ecco, scendono i carinetti. Non ci riescono a sentire. Li torno. Ecco, il mazziere, la tromba, il trombone, l'altro tricorno, tromba, tutti stanno in ottima forma. Ecco, c'è giusto la scarpa un po' acciaccata quella. Bene, grazie alla tromba, altro tricorno, clarinetti, tutti in grandissima forma. Eccoli qua, grazie. Ed ecco il trombone. Bene. A quanti siete? Oh, siete aumentati? 30 sono. Ed ecco la gran cassa, Franz sorride ancora, tutti, eccoli qua. Bravissimi. Faccio vedere. Faccio vedere se. C'è qualcuno? No, tutto. Sì. Vabbè, che può succedere di tutto. Complimenti, sì. Complimenti a tutti. Sì. Sì, ancora dice sì. Grazie. No, scusi, grazie. È bello che abbiamo tutti il fiatone, pure noi che non abbiamo fatto niente. Allora Gerard, no, parliamoci chiaro. Sì. Lei Gerard però è un po', mi perdoni la parola, la dico tra virgolette, è un po' furbo. Che lei propone le scommesse e poi dentro al camioncino ci vanno loro. Sì, perché loro suonano, io non sono capace a suonare. Ah, è per questo. Sì. La prossima volta... Sì. Poi ho voluto dire un secondo, sì. In nome della banda vorrei dire grazie perché lei, signor Fabrizio, e lei,
signora Mili, e tutta l'equipe di Scommettiamo che voi ci avete trattato come dei principi, e carissimo pubblico, fate un applauso a loro! No, è vero, allora, perché... Fermi tutti, vorrei chiamare qua Franz e Paul con i piatti, venite un attimo, venite. Ecco qua, Franz con la grancassa, Paul con i piatti. Ecco, io vorrei sapere come faceva quello che stava vicino a lei, perché lei, dico, un colpettino delicato, la verità, faccia sentire un po'. Ma prego, parla. Ho detto delicato, questa è... Lei non la ringrazio, abbiamo già sentito, anzi mi fa provare, sì, mi scusi Franz, sì, posso? Sì, prego. Siete pronti? Triplo colpo! Non so che mi è venuto così. Senza. Triplo colpo! E su queste note noi salutiamo e ringraziamo Gerald Kohlgruber e la banda tutta di Falses. Vi accompagno, complimenti.